Bentornati su Pokémon Platino! Nello scorso episodio abbiamo catturato gli ultimi tre Pokémon leggendari vaganti, ossia Moltres, Zapdos e Articuno. E in questo episodio andremo verso il Tempio di Nevepoli per fare una cosa molto carina. Ma prima, una piccolezza. Se state giocando il 12 gennaio a Pokémon Platino, Diamante o Perla, dovreste notare, a Nevepoli, un fenomeno chiamato polvere di diamanti. Sfortunatamente per me, e per voi anche, non posso farla vedere, perché cambiando la data del gioco comunque non si vede. Infatti, sto giocando tecnicamente il 12 gennaio, ok? Allora, verso il tempio. Solo i prescelti possono entrare nel tempio di Nevepoli. Mi dispiace, ma tu non puoi entrare. Va bene, puoi far entrare quella persona. Camilla mi ha riferito tutto. Hai un Pokédex, vero? Nel tempio dovrebbero esserci Pokémon molto rari. In bocca al lupo. Grazie. Andiamo. Questo è il Tempio Nevepoli. È la storia di un Pokémon, e ma un forte potere. Bene, allora, comincio con il dire che qui ci sono Pokémon abbastanza potentucci, non troppo. Ma alcuni potrebbero dare fastidi, quindi subito il Super Repellente. Inoltre non so se serve forza o meno, quindi ho portato forza e spaccaroccia, per sicurezza. Allora, ovviamente ce l'ho sempre, nella mia squadra, però, tanto per dire che non ricordo il Tempio di Nevepoli, quindi forza, se non erro, serve, spaccaroccia mi sembra di no. Ah no, a quanto pare serve anche spaccaroccia, bene. Forse è per evitare il puzzle con ghiaccio, perché sì, ci saranno dei puzzle con il ghiaccio, ed è una cosa odiosamente odiosa. Ah, forse sì, è per saltarli, vedete? Però sono abbastanza semplici, quindi non mi preoccupo più di tanto. Allora, si scende. So che forza serve per alcuni strumenti, quindi occhio. E adesso come arriviamo lì? Non lo so, ma lo scopriremo presto. Ops. Così? Un attimo. Sì, perfetto. Questa è la strada giusta. E adesso si scende ancora. Ok, questa dovrebbe anche già essere la penultima sala, sapete? O la terz'ultima. Come... Oh, sì, ok, ho capito. Allora, per prendere quello strumento bisogna fare una cosa un po' macchinosa. Bisogna bloccare il ghiaccio. In che senso? Così. Boom, boom. E adesso non possiamo più uscire, però possiamo prendere questo strumento che contiene una cura totale, va benissimo. Niente di cui lamentarci, no? Sempre meglio averla che non averla. Non la uso mai, ma ok. Ah, non ho davvero nulla da dire sul tempio di Nevepoli, ma... Pazienza, super repellente. E già da qui dovreste notare una cosuccia che sta al centro della sala. Inoltre io non ricordo la pattern per arrivare da quella statua, perché sì, è una statua, spoiler. Allora, non vorrei sbagliarmi, ma bisogna scendere qui. Sembra di sì. Ok, non è qui, però è sicuramente qui vicino. Ho sbagliato, vero? Sì, allora, facciamo al contrario. Bisogna arrivare là sopra, quindi... Così? No. Mi sbaglierò sempre, perché non ho mai fatto questa cosa al primo colpo ed è... Obrobriosa. Allora, facciamo un attimo un giro, perché a quanto pare ho già risbagliato. Se dovessi metterci troppo tempo, penso di tagliare, perché... Seriamente, è da tantissimo che non faccio il Tempio di Nevepoli e... Allora, no, fermi. Ero sicuro al 100% che bisognasse andare qui e poi qui. Ecco, vedi che adesso ci siamo? Oh, perfetto, questa è la strada giusta. Allora, in Pokémon Diamante e Perla, se avete Registeel, Regirock e Regice, potete attivare questo evento. E io vi dico subito. Io ho Regice, Registeel e Regirock. Sono al 30, vi spiegherò poi come l'ho presi. Inoltre ho un Scyther, l'ho catturato prima dell'inizio episodio. Perché? Perché Scyther era falso finale. Ma... ehi, è al 19, che ci serve? Fidatevi, ci servirà. E adesso? Andiamo. Ah, un attimo, lo screenshot per la parte? Ok. È la storia di un Pokémon, da una certa idea di potere. Tonks legge l'incisione. Corpo di roccia. Corpo di ghiaccio. Corpo d'acciaio. Quando i tre Pokémon saranno riuniti, apparirà il re. Thank you.
È apparso Regigigas e... Ma come? L'ho già catturato? Adesso vi spiego. Allora, voi non lo sapete, però ho registrato 3 episodi speciali di Platino che verranno caricati appunto più in là. E dico questo. Cominciamo con Tuononda, tanto per paralizzarlo. Lo voglio catturare in una Minor Ball, perché sì, è possibile ed è divertentissimo. È l'unico leggendario a livello 1, che io sappia, catturabile. E inoltre, l'evento di Regigigas è l'evento del film, ossia Giratina e il guerriero del cielo. Adesso non ricordo qual è il titolo preciso, però dovrebbe essere tipo quello, mi sembra. Allora, ho registrato l'evento speciale di Registeel, Regirock e Regice. Questa cosa però, attenzione, verrà caricata non adesso. Ovviamente prima carico Regigigas e poi carico gli eventi, perché fatemi andare con ordine. Ok, dovrebbe già essere a un PS, ma per sicurezza un altro falso finale? Perfetto. Allora, adesso dico questa cosa. Nei prossimi episodi, o meglio, negli episodi in cui vedrete me catturare Registeel, Regirock e Regice, perché l'ho fatto, ovviamente, tanto per ripetermi, sono stato, come qualcuno mi ha definito, prolisso e monotono, perché ripetevo sempre le stesse cose. È un piccolo avviso, perché sapete com'è, voi raramente ascoltate le cose importanti che dico. È bruttissimo detto così, però io raramente, quando dico una stupidaggine tutti quanti se ne accorgono, ma quando dico una cosa seria nessuno la nota, quindi l'ho dovuto ripetere in 3 video. Allora, ho usato metodi alternativi per ottenere quel Regigigas, poi vi spiegherò nel video di Regirock come. Minor Ball dov'è? L'ho presa? Ecco. Inoltre, ho usato Weavile per indebolire i 3 regi, perché non potevo, non avevo ancora catturato Scyther. Inoltre erano al 30 ed avrei dovuto allenare Scyther tipo al 50 per reggere un colpo e per usare falso finale. Quindi ho usato appunto Weavile con falso finale, gliel'ho insegnato. E basta, spero di essermi difeso abbastanza, non odiatemi. Non odiatemi per il fatto che ripeterò all'infinito quelle cose, ma l'ho dovuto fare. 1, 2, 3. Ah, l'ultimo. Allora, come al solito, e questa è un'altra cosa di monotonia perché lo ripeto sempre, ho già catturato Regigigas in una parte di Pokémon Zaffiro Alpha, quindi per non ripetermi troppo durante i miei let's play, vi linkerò in descrizione la parte in cui ho catturato Regigigas su Zaffiro Alpha, dove spiego appunto le origini, ok, del nome, da dove viene, la storia, se c'è una certa lore del Pokémon, eccetera. E questo penso sarà l'ultimo let's play dove dirò andatevi a guardare Zaffiro Alpha. Poi se dovessi fare un altro let's play Pokémon dove ho già catturato quei Pokémon, dato che vedo che alla gente piace quando parlo di quei... quando parlo della storia o delle leggende legate a quel Pokémon, penso di ripetermi lo stesso. L'ho detto bene? Si è capito? Spero di sì. Allora, Minor Ball! Ciao! Inoltre non ho ancora visto i vostri commenti. 1, 2, 3. Riguardanti la risfida del Super 4. Oggi dovrebbe uscire il video di Heatran. Sto registrando un po' in anticipo, tanto per dire. Quindi oggi vedrò se riesco a appunto, beh, vedere se volete la sfida del Super 4 o meno. O meglio, la risfida del Super 4. Altra cosuccia. Voi lo sapete già, però tanto per dirvelo, poco tempo fa, oggi è il 15 che sto registrando, l'11 se non erro, è morto Satoru Iwata, presidente della Nintendo, quarto presidente della Nintendo. Qualcuno mi ha chiesto di parlarne e di cosa ne sarà della Nintendo in futuro. L'ho letto nei commenti tipo della parte dei Cresselia, quindi figuratevi. Un attimo, quindi oggi non esce la parte di Heatran. Ok, mi sono sbagliato. Lasciamo perdere, ok? Però leggerò i vostri commenti riguardanti Super 4. Allora, è morto Satoru Iwata. Voi già lo sapete, è una notizia che saputa e risaputa, ve l'ho detto un sacco. L'avete letto su Facebook, l'avete letto su YouTube. Lo sapete. Volevo dire la mia? Diciamo la mia tanto per passare un po' il tempo? Era un grande. Ed è morto giovane. Aggiungerei, 55 anni. Nel 21esimo secolo è essere giovani, che ci crediate o no. Anche se per voi potrebbe essere un... Ehi, no, è vecchio, ha quasi 60 anni. No, fidatevi,
Anche a 69 anni si è ancora giovani. E che devo dire? La Nintendo andrà avanti lo stesso, perché è fatta così. Le società giapponesi e le società in generale non hanno un declino supremo se il presidente sparisce da un momento all'altro. Potrebbe avere qualche impatto, sì, soprattutto su alcuni giochi. Che, se non erro, non vorrei dire stupidaggini, se non erro ha fondato Kirby, ha creato Kirby, non vorrei dire stupidaggini, ripeto, quindi magari i prossimi Kirby saranno strani, forse, o forse no, non lo so, queste cose non le so, ok? Non so cosa ha fatto, so che è stato molto importante e ho visto alcune cose su internet che ha fatto, soprattutto per il meme Please Understand, ma non siamo qui per prenderlo in giro, siamo qui per... È una specie di necrologio, una cosa bruttissima da fare, però... Era un grande, fine. Non ho nient'altro da dire. Adesso se Regigigas si facesse catturare, avrei già finito. Inoltre, ho preso 35 Minor Ball. Ciò vuol dire che se non lo dovessi catturare in queste, le Timer Ball hanno più effetto. Minor Ball! Ovviamente neanche uno Shake. E tanto per dirlo, perché se non si fosse capito, nonostante sia il livello 1, ha comunque il catch rate di 3. Quindi occhio. 1. Oh. Dai, è una Pokéball bellissima. Perché non vuoi essere catturato in questa Pokéball? Certo, potrei usare... Ce l'ho? Nah, stavo pensando potrei usare la Beast Ball, però... ha lo stesso effetto della Scurball. Quindi ha per 3, quindi sarebbe leggermente inutile. Almeno fai uno shake una volta, Gigas, per favore. Sturdy Pugno! Ah, mamma mia, mamma mia. E adesso di che altro parlare? Di niente. Ho già esaurito gli argomenti, perché sapete com'è. In una grotta potrei usare le Scurball, la Minor Ball potrebbe avere leggermente più effetto. Tanto che è a livello 1, intendo. E basta. No, basta. Minor Ball. 1. No. Adesso comincerò a fare... È la stessa cosa che ho fatto durante i regi. Ossia, dato che avevo già detto in descrizione trovare Zaffiro Alpha e bla bla bla, non ho praticamente detto nulla se non... Ehi, 1. 1. 1. 2. Cose del genere. Per esempio. Allora, preveggenza usavo pure quanto ti pare, sono a posto. È prolisso e monotono. È bellissimo, sono bellissime queste cose. Allora vai, Minor Ball ancora. 1. Proviamo una Scuro Ball, ok? Perché siamo in tema. Basta usare reveggenza, non siamo di tipo spettro, Gigas. Allora, timer? Tanto per? Quanto funzioni? Il tempo! A quanto pare non funziona bene. Almeno per adesso, ancora non funziona bene. Io ho tanta paura che finisca i punti potenza, perché il rischio di questa battaglia è più per la fine dei punti potenza che del catturare Regigigas, perché alla fine Minor Ball, Scuro Ball, Timer Ball avete fatto. Però... i PS di Gigas non sono infiniti, così come i BP. Allora, identifica Regulus, pazienza. Proviamo a usare la Scuro Ball, dai. Dovrei averne un bel po'. Ehi, alla faccia. 53 Scuro Ball, vai. Darkness! A quanto pare no. Ok, continua ad usare preveggenza finché hai punti potenza, per favore. Ho fatto la rima, mi sa di sì. Ok, logica del contrario? Non restare nella Pokéball. No, no, fuori, fuori, fuori! Ah, dannazione, mi ha ascoltato per l'ultimo. Peccato, davvero un peccato, però sono riuscito a convincerlo quasi, dai. Alla fine questo è il gioco, no? Sperare il contrario. Non rimanere dentro, mi sa che adesso non funziona più la logica però, vero? Vero? Appunto, non funziona. Grr, per un pelo. Stavo usando solamente preveggenza. Spero che non abbia finito già i punti potenza delle altre mosse, perché se no siamo davvero fritti.
53. Ok, sì. Siamo quasi arrivati al cap per la timer ball, quindi userò quella tra 5 scuro ball. 1, 2. Gigas. Ok, ha finito i punti potenza. Dannazione. Ti prego, catturalo. Ok, saranno due scuro ball allora. Poi andiamo subito con le timer ball. Questa è un'altra scuro ball e poi timer ball. Ok. Resta paralizzato, per favore. Oh, perfetto, almeno non sprechi i punti potenza. Allora vai, perché quando si è paralizzati comunque non si sprecano punti potenza. Quando il Pokémon avversario gli si protegge, invece, sì. Ok, adesso timer ball. Vai. Ah no, ancora privazione. Allora perché non la usi? Allora, dove sono? Usiamo una. No, no, dai. Timer ball. Per 4. Credo. 1, 2. No. Ci siamo quasi, eh. Siamo. Dobbiamo per forza. Hai altre mosse a parte preveggenza? Perché stavi spammando preveggenza? Siamo per forza arrivati in cima. Vai con la timer ball e non fallire per stavolta, non per favorolta. Vabbè, lasciamo perdere. Ha fallito. Comunque stavo unendo per favore e per questa volta. Per questo mi sono confuso. Abbiamo molte identificazioni di Regulus in questo episodio. Non preoccuparti. È un Luxray. Gigas. Ok? Timer Ball. Quale sarebbe la Pokéball migliore con cui catturare il Gigas? Mi sa che la Chic Ball sarebbe carina, però non credo di riuscire a catturarlo con una Chic Ball. Se volete ci provo, ma for the lulz, ma non credo proprio. Appunto, l'ho detto. Però sotto sotto ci speravo, devo essere sincero. Tanto non sono più confuso in realtà, il gioco sta mentendo. È che non attaccando e non facendo mai arrivare il turno di Regulus, circa, non posso togliere la confusione che avevo all'inizio, quindi... Allora, Gigas, mio caro, tu... Non so se quei punti sono tuoi occhi o quei cosi al lato sono i tuoi occhi, ma ti prego, chiudi gli occhi, immagina un bel prato verde e immaginalo in fiamme. Quello sarà l'inferno in cui tu andrai se non resterai in questa o nella prossima Timer Ball, ok? Adesso immagina un bellissimo paradiso cromato insieme... Paradiso cromato era... un'arma di Monster Hunter? Mi sembra di sì. Immaginate un bellissimo paradiso di pixel insieme ai tuoi amici leggendari e insieme al tuo alter ego di livello 100 che farò vedere a fine episodio. Quanto pare no, non vuole vedere il suo alter ego. Stordi pugno! Non so più come convincerlo. E io mi sto sciogliendo adesso. Per non fare rumore. È una cosa che dico... Basta. Sto diventando davvero prolisso e monotono, dai. Allora, non voglio né velocizzare e non voglio tagliare. Quindi, resta in questa timer ball. Neanche uno shake. No, neanche uno. Pazienza, dai. Bisogna essere pazienti e forti d'animo per catturare i Pokémon leggendari a livello 1. E Pokémon leggendari in generale. 1, 2, 3. Chi? Perfetto. Gigas è stato catturato. Abbiamo già la registrazione del Pokédex, circa. Però posso farvelo vedere adesso che usciremo. Allora, nel box 2 di Bebe. Inoltre, se non erro, non ho fatto... Allora, li ho già registrati, ma voi non li avete ancora visti perché li caricherò più in là. Però, non so se ho fatto vedere i Registeel, Regirock e Regice, come sono fatti, quindi ve li faccio vedere adesso. Li ho catturati io, ovviamente. Calma, decisa, vivace. Hanno queste statistiche. Le statistiche già ne ho parlato, praticamente. Pestone, testa la maledizione troppo forte. Ah no, l'ho fatti vedere, bene. Tanto per un... overview. Eccolo qui. E adesso possiamo uscire. Ah, perfetto. Anzi no, prima il Pokédex, che sto dicendo? Allora, tutto giù. Ok, bene. Gigas. Si dice che abbia creato dei Pokémon simili a lui usando una montagna ghiacciata, rocce e magma. Già.
E si dice anche che abbia trainato degli continenti, i continenti, con delle enormi funi. Inoltre ha l'abilità lento inizio, che fa leggermente schifo. Allora, l'evento... non ho fossa, giusto, devo andare negli strumenti. Allora, l'evento di Regigigas, era possibile prenderlo, lo ripeto tanto per sicurezza, solamente nel film numero... non mi ricordo che numero era, è quello di Giratina, ok? E non so se neanche se è disponibile in Italia l'evento di Regigigas. Quindi, attenzione. Però l'ho preso, quindi, sì. Eccola qua, la fune di fuga. Si scappa! E c'è un altro... cioè, dovrebbe essere un altro strumento lì, però pazienza. Nel tempio, intendo. Allora, l'evento di Regigigas viene con una bacca crela. Se non erro è una bacca molto rara, quindi attenzione, piantatela e sdoppiatela, eccetera, eccetera. Fatela un vostro tesoro. Allora, adesso controlliamo i Regigigas, perché ne ho due ovviamente. Sposta. Eccoli qua. Questo è il Regigigas normale e questo è il Regigigas evento. Quindi facciamo una comparazione. Eccolo qua. Evento Regigigas di allenatore è EstEU09. Sì. E questo è il mio. Allora, modesta, quindi fai schifo, tu sei mite, lento inizio, le mosse, vabbè, lasciamo perdere. Allora, una cosuccia, credo di iniziare gli eventi dei Pokémon leggendari da domani, dalla prossima parte. Ciò vuol dire che vedrete già la cattura di Regirock, Registeel, Regirock e Regice, in questo ordine. Quindi buona visione e ripeto, abbiate un po' di pazienza, sono video che ho registrato subito dopo una sessione di Melissa, ecco, e ero stanco morto, ero accaldato, non so neanche perché l'ho fatto, però dovevo farlo per registrare questo video. Quindi abbiate pietà di me, buon caldo e alla prossima parte. See you next time.